cari amici, amanti della storia e di quella San Cataldese in particolare. Qui ci troviamo davanti il Palazzo Municipale, che è la sala di comando, la stanza dei bottoni da cui si amministra tutto il nostro territorio. E proprio del nostro territorio vogliamo parlare oggi. Vogliamo scoprire cos'era la terra San Cataldese prima ancora che c'era San Cataldo. Faremo un lungo percorso che partirà dai primi insediamenti cavernicoli primitivi fino alla fondazione della città di San Cataldo, per capire le nostre origini. San Cataldo ufficialmente nasce il 18 luglio 1607. L'atto di nascita della nostra città è questa. Questa è la licenza populandi che il viceré Fernandez Pacheco fece pervenire al barone Galletti. Questo è un contratto con cui il barone si impegna con il re a costruire una città in questi luoghi. Bene, questa è una copia, logicamente non è l'originale. Questo documento di recente è stato ritrascritto e ritradotto. E questo è il documento originale che segnò l'inizio della cavalcata storica che dura da circa 400 anni, che ha portato San Cataldo ad essere così come la vediamo oggi, una cittadina moderna, dinamica. Con questo documento il barone Galletti si prese un impegno, quello di costruire le prime case, i primi luoghi di culto, come questo. Questa è la chiesa madre di San Cataldo. Di costruire i primi palazzi che sarebbero serviti alla comunità. Quindi abbiamo una data, 18 luglio 1607. Ma cos'era la nostra terra prima di questo giorno? Quali furono gli eventi che contraddistinsero la terra sancataldese prima di questa famosa data, il 18 luglio 1607? Per questo dobbiamo fare un lungo passo indietro nel tempo, che comincia circa 4.000 anni fa, in cui capiremo le dinamiche che hanno portato alla fondazione della città di San Cataldo. Il nostro viaggio storico lo vogliamo cominciare proprio da lì. Questo è il Monte Giorgibello, noto ai più per la presenza del grande serbatoio che i sancataldesi chiamano Casa dell'Acqua. Ebbene, il Monte Giorgibello è stato uno dei primi insediamenti preistorico indigeni del 2000 a.C. Infatti nella parete, qua siamo nella parete occidentale, si nota la presenza di grotte funerarie che venivano usate per le sepolture dei defunti. Il territorio sancataldese è pieno di queste piccole necropoli. Qua ci trovano a Pizzocarano, ma se ne trovano anche in contrada Portella del Tauro, sempre nella periferia ovest di San Cataldo, o addirittura proprio dentro il centro urbano. Le grotte della zona Trafurca, del Monte Giorgibello e anche del Monte Papaurra, quindi il confine est. Quanti di noi si sono trovati da piccoli a giocare o a transitare intorno a questi speroni con queste misteriose grotte? Ebbene, questi erano dei cimiteri. I cimiteri si trovavano vicino dei villaggi abitativi che erano tipicamente capannicoli. Ora, noi oggi abitiamo tutti chi in appartamento, chi in villa, ma i primi abitanti della terra di San Cataldo abitavano dentro le capanne. Tutti questi insediamenti capannicoli, prima preistorico indigene e poi sicani, non creano però un complesso abitativo organizzato, quindi ancora eravamo ben lontani da quella che era una città ben delineata, con una sua identità. Ma le cose cambiarono presto e ora andremo a scoprire quale fu la prima città del territorio sancataldese.
e ci recheremo nella vallata di Vassallaggi. Ed eccola lì, la prima città del nostro territorio. Siamo al centro della vallata di Vassallaggi. Dentro di noi ci sono ancora i resti di quella che fu la città greca. Questa è l'area sacra e quella che però è venuta a galla dagli scavi finora effettuati. Ma la questione Vassallaggi è finalmente tornata ad attualità. Infatti si stanno adoperando degli scavi e dei progetti per portare alla luce quella che fu la città greca, il primo nucleo organizzato del territorio sancataltese. I greci arrivarono in questo luogo un secolo prima della fondazione di questa polis, nel VI secolo a.C., perché crearono nella terza collina un avamposto militare. Ma nel VI secolo a.C., ad opera dei coloni greci agrigentini, qui crearono una bella polis, una piccola città organizzata fatta di luoghi sacri. Qua per esempio siamo all'interno dei resti del tempio di Demetra. Con luoghi comuni cominciarono a colonizzare tutta la vallata, infatti tutte le colline di Vassallaggi hanno i resti delle abitazioni di quello che fu il primo nucleo abitativo del territorio sancataldese. Quindi possiamo affermare che abbiamo anche degli antichissimi antenati greci. I coloni greci, oltre a creare uno stanziamento abitativo qua sulla vallata di Vassallaggi, cominciarono a frequentare il territorio, cominciarono a censire le zone, tutte le zone circostanti, e coniarono un termine, Calirun. Calirun voleva dire in greco antico scorre bellamente, e indicava una vallata in cui scorreva un rivo d'acqua, un fiume. Sono diverse le ipotesi della collocazione di Calirun. Alcuni dicono che era la valle del Salito dove scorreva questo rivo d'acqua abbastanza imponente, ma fonti più attendibili invece ci dicono che Calirun era proprio lì, dove oggi c'è il centro urbano di San Cataldo. I motivi molto semplici, perché era un luogo in cui le condizioni per poter creare vita erano abbastanza favorevoli. Questa zona era già stata conosciuta dai greci. Infatti il monte Pizzo Carano fu chiamato Caranon, ovvero promontorio roccioso. I greci censirono anche la zona di Portella del Tauro come Taurus, per via di una roccia a forma di toro. O addirittura la zona di Gaddira come Gadeira. E fino a qualche tempo fa nelle nostre zone scorreva il torrente Nishima, che oggi si perde nei territori nisseni, avvalora ancora di più la teoria che Calirun era proprio dove oggi abitiamo noi. Nella terra dove c'è la città di San Cataldo. La polis greca si spopolò intorno al II secolo a.C., quando cominciò la conquista romana della Sicilia e anche i nostri territori ne furono interessati. Infatti alcune zone come per esempio Portella del Tauro, Contrada Gaddira, dove noi ci troviamo in questo momento, siamo su quella che fu la fortezza greca creata nel IV secolo, furono interessati da stanziamenti di comunità paleocristiane. Restano a noi i vari ritrovamenti, frammenti, vasi a lame, ma soprattutto questo periodo ci tramanda un'antica leggenda, la leggenda di San Cataldo. Incontrata Portella del Tauro, nota ai sancataldesi come San Catalluzzo. Ebbene, questo luogo fu teatro di un'antichissima leggenda, una leggenda che affonda le radici intorno al 500 d.C. Questa leggenda ci racconta la storia di un viaggio, il viaggio di un monaco irlandese, si chiamava Cataldus Sambiac,
che successivamente sarebbe diventato San Cataldo Vescovo. Ebbene, si narra che San Cataldo, durante un suo viaggio di ritorno da un pellegrinaggio in Africa, si fermò proprio nelle nostre zone. La leggenda racconta che si fermò proprio qui, nella zona del Monte San Leonardo, dove infatti sono state trovate tracce di una comunità paleocristiana, delle tombe, dei frammenti, dei piccoli vasi, che ci conferma infatti lo stanziamento di questa piccola comunità. Ebbene, il racconto dice che il santo alloggiò in queste zone, entrò nel cuore di questa comunità, di questi abitanti, tanto che gli chiesero di restare. Ma San Cataldo voleva tornare a Taranto, dove si era stabilito poco prima, era diventata casa sua. Ebbene, San Cataldo però si promise, dopo due giorni di riflessione dentro una grotta di queste zone, si promise che avrebbe protetto queste terre dai terremoti, dalle carestie, e invitò gli abitanti a dare il nome alla città che sarebbe nata in questo luogo. Ora, non sappiamo se questa leggenda è vera, non ci sono documenti, riscontri storici che testimoniano il passaggio del santo in questa zona, ma noi San Cataldesi piace e credere che sia vera, è molto affascinante. Tutti noi siamo legati al culto di questo santo. La cappelletta si vede chiaramente che non è del 500 d.C., è di recente costruzione, ma qui si narra che vi era una cappella votiva antichissima, perché proprio in quel posto vi erano le grotte in cui il santo alloggiò per un paio di giorni. Andiamo avanti con la nostra storia e parliamo della dominazione araba, un periodo molto importante per la Sicilia. Gli arabi nelle terre sancataldesi non lasciarono niente di palpabile fisicamente, infatti non vi sono ruderi o resti di costruzioni, di infrastrutture che testimoniano lo stanziamento arabo in questa zona. Le popolazioni islamiche cominciarono l'invasione dell'isola intorno all'800 d.C. e nelle nostre zone crearono due importanti centri. Calatanissa, che era l'attuale Caltanissetta, che voleva dire in arabo antico castello delle donne, che chiaramente si riferiva alla presenza di un harem, e Sutur, che era l'attuale Sutera, che si fondava sull'antica fortezza romana di Soteira, dove invece gli arabi crearono un luogo religioso, una moschea. Ebbene, la terra sancataldese si trovava a centro tra questi due importanti centri arabi e divenne punto di passaggio e transito. E gli arabi cominciarono a censire il territorio, a dare dei nomi a tutte le varie zone che incontravano qua, nelle terre sancataldesi. Dietro di noi vi è il monte Babaur, che spicca al confine tra l'attuale San Cataldo e Caltanissetta. Ebbene, Babaur ha un nome di tipologia tipicamente araba. In arabo antico Babaur voleva dire valico tra le rocce, che dimostra infatti che era un punto di passaggio importante tra quella che fu Calatanissa e Sutter. Il tragitto tra Calatanissa e Sutter divenne terra di passaggio per gli arabi che stazionarono in questa zona. E proprio gli arabi censirono i vari territori che andavano incontrando per strada. Qui ci troviamo in Contrada Zubi. Contrada Zubi è collocabile tra Contrada Chianguto, quindi dietro la posta centrale, la vallata sotto il centro urbano di San Cataldo, e la zona di Raffo, la zona del cimitero. Il nome di questa zona deriva dall'arabo antico Zubie, che significava terra di tombe. Qui si trova la presenza di parecchie tombe di varie epoche. Quella dietro di noi è una tomba a forno del periodo indigeno primitivo sicano. Questa per esempio è una tomba tipicamente greco-arcaica, sempre qua incontrata a Zubi. Quindi a dimostrazione che qua vi era presenza di vari cimiteri, di varie ere. Per questo gli arabi diedero il nome a questa zona, terra di tombe. Ebbene, qui la presenza di frammenti ceramici è abbastanza evidente.
Un'altra zona di San Cataldo, che è il nome di tipica matrice araba, è Contrada Raffo, che è conosciuta ai San Cataldesi per la presenza del cimitero cittadino, che abbiamo qua alle nostre spalle. Ebbene, Raffo deriva dall'arabo antico Raff, che voleva dire terra ricca di acque. E infatti questa zona si trova ai piedi del Monte Pizzocarano, nota zona fin da tempi antichi dove vi era la presenza di sorgenti di acque sotterranee. Ebbene, gli arabi censirono questa zona proprio per questa caratteristica. L'argomento arabi nelle terre sancataldesi ci ha portato qui. Qui siamo nella riserva naturale di Gabbara. Che legame ha questo posto con il passaggio delle popolazioni islamiche nelle nostre terre? Probabilmente gli arabi non vennero qua né a fare trekking, né a fare una passeggiata in questi meravigliosi boschi e nemmeno a visitare il parco minerario che si è venuto a creare di recente. Scopriamo il motivo per cui la terra di Gabbara viene ricollegata a questa situazione. In questo momento ci troviamo nel parco minerario di Gabbara. Qui si sta rivalutando quella che era un'antica zolfara per crearne una struttura ricettiva. Ebbene, questo luogo si trovava sulla via che portava da Caltanissetta a Sutera e gli arabi identificarono questo posto con un antico nome arabo che voleva dire terra di uomini, a dimostrazione che c'era la presenza di una piccola colonia. Una colonia di persone che però non ci è dato sapere quello che facevano. Magari una colonia di coltivatori, una piccola comunità paleocristiana che si era stanziata in questi posti. Quello che gli arabi affermavano su Gabbara potrebbe essere anche provato da questo. Questa è una necropoli paleocristiana che è stata rinvenuta in uno spianone roccioso proprio al lato Cozzo Gabbara. Qui sono stati rinvenuti delle piccole tracce come incisioni, vasellame e delle grotte utilizzate come sepoltura. Quindi qui c'era presenza umana, un piccolo villaggio. Per questo gli arabi diedero questo nome a questa zona. L'era araba, che nelle nostre terre non rappresentò praticamente quasi nulla, finì alla fine dell'anno 1000, quando in Sicilia arrivarono i Normanni. I Normanni crearono a Caltanissetta una forte città e sui ruderi della fortezza araba crearono il castello di Pietrarossa. Per volere di re Ruggero, tutti i territori limitrofi, tra cui il territorio dell'attuale San Cataldo, fu inglobato nella contea proprio di Caltanissetta. Si finora sono basati su ipotesi, oppure abbiamo cercato di ricostruire l'origine dei nomi di alcune contrade di San Cataldo. Nell'era normanna cominciamo ad avere qualche certezza che ci è data dalle carte. Siamo andati a spulciare nell'archivio regionale di Palermo e abbiamo trovato un atto che è datato 1093, in cui il re Ruggero, il re dei Normanni, dona all'eroe di guerra Abbo Barresi la terra di Caliruni. Quindi è stato rispolverato l'antico appellativo di queste terre che era stato dato dai greci. I greci la battezzarono Calirun, che poi fu cambiato in Caliruni. I Barresi governarono le nostre terre per circa 200 anni, anche se si cominciò la politica dello spopolamento delle campagne. Infatti i Normanni cercarono di accorpare tutte le persone presenti nelle varie contee intorno alle città. E proprio i Barresi crearono quella che ora è Pietra Persia, edificarono questo grande castello. Quindi gli sparuti abitanti che erano presenti nella contea di Caliruni furono accorpati nelle città di Caltanissetta e Pietra Persia. Il mito di Caliruni, questa parola che oggi aleggia tra la popolazione di questo paese, cominciò quindi proprio da lui, dal re Ruggero, questo re normanno, il cui pannello in terracotta oggi è posizionato qua nella scala monumentale della Torre Civica.
un antico documento del 1299 che abbiamo trovato nell'archivio di Palermo ci racconta già un passaggio di proprietà del casale Caliruni, in quanto Giovanni Barresi, che era uno degli esponenti di questa famiglia che era padrona di questo disabitato feudo, tradì re Federico III perché si schierò con gli Angioini, quindi il re requisì il castello di Pietrapelsia, tutti i feudi di cui erano proprietari Barresi, tra cui il feudo di Caliruni. In questo diploma si intimava il Barrese, assieme a tanti altri nobili siciliani, di dover abbandonare le terre per volere del re, accusati di tradimento. Dopo un anno, nel 1300, sempre grazie all'aiuto di un documento antico, il re assegnò queste terre a Bernardo Siniscalco. Questo documento recitava questo: che si donava a Berardo o Bernardo Siniscalco la terra del casale Caliruni, detta anche Airuni, probabilmente un nome storpiato, o feudo del fiume Salso, e si diceva che queste terre si trovavano tra Caltanissetta e Pietrapelsia. Proprio questo documento ci fa sorgere una domanda spontanea: ma quanto era grande il casale Caliruni? Il fatto che veniva chiamato anche fiume Salso dimostra che il territorio era molto più allargato verso Caltanissetta, dove infatti scorre il fiume Salso. E il fatto che si indicava un territorio tra Caltanissetta e Pietrapelsia, che è abbastanza lontana dall'attuale centro urbano di San Cataldo, ci fa capire che questa terra era molto ampia. I documenti antichi sono magari noiosi da leggere, anche se difficili da ritrovare, però ci fanno capire tante storie. Un altro documento antico, questa volta datato 1301 e redatto sempre dal re Federico, racconta che viene confermata la proprietà a Bernardo Siniscalco dei feudi di Caliruni e Nissima. Quindi nel 1301 questo grande appezzamento di terreno, che era chiamato Caliruni, venne diviso in due e si creò il feudo di Nissima. Qua siamo proprio incontrati a Biggini, al confine col feudo di Nissima che vediamo qua alle nostre spalle. I Siniscalco si interessarono molto a questo feudo perché era più vicino a Caltanissetta, dove a quel tempo si svolgeva tutta l'attività. E difatti, mentre il feudo di Nissima fu sfruttato, furono create colonie agricole, abbeveratoi, il feudo di Caliruni fu passato per eredità da Bernardo Siniscalco al figlio Giovanni. Questo feudo subì per circa 100 anni vari passaggi di eredità. Non era molto ambita questa famiglia. E infatti alla fine del 1300, inizio del 1400, passò in dote matrimoniale a un certo Marullo Salomone, originario di Sutera. I Salomone erano una ricca famiglia di suteresi di origine ebraica, nelle cui fila si annoveravano pure alcuni importanti eroi di guerra. Oggi a Sutera è ancora presente il quattrocentesco palazzo dei Salomone, o almeno i ruderi di quella che fu la dimora nobiliare di questa ricchissima famiglia. Le carte non parlano di terra di Caliruni, ma recitano sempre il nome Casale Caliruni. In tempi antichi per casale veniva identificato un agglomerato urbano con determinate caratteristiche, con delle case che circondavano dei luoghi comuni, quasi sempre una chiesa, una zona in cui non c'erano mura, una sorta di villaggio. Ma dov'era il Casale Caliruni? Il casale, secondo le ipotesi, si trovava proprio lì, in contrada Biggini, dove oggi sorge il centro commerciale chiamato proprio il Casale. E questo non è una casualità, perché fino all'inizio del Novecento qui si trovava un grande casale masseria che veniva da tutti chiamato il Casale Caliruni. Anche se il feudo di Quartarone, quindi siamo nell'estremo ovest del territorio sangataldese, questa zona come fa parte del demanio forestale di Mustigarufi, fu conosciuta anni dopo come feudo di Quartarone o feudo di Calirone. Ma le ipotesi ci portano a pensare che Calirone si trovava proprio qua, tra contrada Biggini e il centro urbano di San Cataldo. Quando a metà del 400 i Salomone acquisirono queste terre, il territorio si presentava abbastanza desolato.
era un grande lembo di terra compreso tra Sutere e Mussomeli, che vediamo qua alle nostre spalle, e caratterizzato da pietre persiche a est. Era formato da grandi vallate incolte con qualche piccola macchia mediterranea, anche se nell'estremo occidente, nei feudi di Dragaito e Mandra di Mezzo, si cominciarono a sviluppare le prime miniere. Infatti nel 1407 nacque la miniera di Stincone. Dal punto di vista della presenza umana, il territorio era praticamente nullo. Vi erano poche case sparute in questo ampio territorio. La terra di San Cataldo servì più che altro come zona di pascolo. Infatti alcune contrade come Mandra di Mezzo o Marcato Vallone hanno ancora degli appellativi quattrocenteschi. Marcato e Mannera erano dei luoghi identificati come tipiche zone di pascolo. Una traccia di vita della San Cataldo del 400 ci è data da questo rudere, qua siamo in contrada Grazia. Questa zona si chiama Grazia proprio per la presenza del santuario della Madonna delle Grazie. Ebbene, questo santuario ha origini antichissime, la data di costruzione è incerta, però da una visita pastorale svolta dalla diocesi di Agrigento, che mandò degli emissari nel territorio per ispezionare le prime chiese sangataldesi, fu relazionata di un antichissimo santuario quattrocentesco dove era custodito l'antico quadro della Madonna delle Grazie. Si tratta proprio di questo. Questo rudere era collocato proprio nella trazzera antichissima che collegava Caltanissetta a Mussomeli, quindi probabilmente i viandanti si trovavano qui per un momento di preghiera. Questa antica chiesa, che oggi è un rudere che giace al centro di questa vallata, fu ristrutturata all'inizio del 1700, quando si creò la confraternita della Maria delle Grazie. Ebbene, la sua origine però è molto antica. In alcune carte addirittura è anche citata una fonte d'acqua in zona chiamata Acqua della Giaxanna, che dà chiaramente il nome alla contrada, che si chiama Contrada Giganna. Questo è uno dei pochi resti quattrocenteschi della San Cataldo disabitata di quel periodo. Alcune contrade di San Cataldo hanno dei nomi antichissimi che si perdono in tempi bui, dei toponimi che sono stati assegnati a queste zone per la presenza di qualcosa di molto antico. È il caso di Contrada Torre, dove ci troviamo in questo momento. Contrada Torre oggi è nota ai sancataldesi per la presenza del presepe monumentale che si anima durante le feste natalizie. Ma perché questa contrada si chiama proprio Torre? Probabilmente voleva significare la presenza di una grande torre di guardia, di una struttura che serviva per il controllo del territorio. Qui siamo sull'antica trazzera che da Caltanissetta portava a Mussomeli. Ebbene, da un giro di ricognizione non siamo riusciti a capire dove si trovava questa torre. Abbiamo cercato in giro per queste campagne dei ruderi che si potevano collegare alla presenza di questa struttura. Però abbiamo trovato un atto notarile del 1580 del notaio Maddalena. In questo contratto di affitto per un appezzamento di terra in questa zona, il notaio cita la zona dove si trovava l'antica torre. Quindi la presenza della torre più che altro è documentata. Noi vogliamo un po' viaggiare anche con l'immaginazione. Chiudiamo gli occhi, ce la vogliamo immaginare lì, proprio dove si trova il presepe, al centro di questa vallata, proprio sotto l'abbeveratoio. Questa grande torre che dominava questa vallata. Entriamo di gran carriera nel 1500. In questo secolo si cominciano a vedere delle trasformazioni nel territorio. La terra cominciò a essere abitata. Infatti da un atto notarile redatto dal notaio Calà nel 1604 si recitava che vi era la presenza di un grumo di case in una zona detta di Santo Cataldo. Questo grumo di case si adagiava nel collinare che va dalla contrada Chiancuto fino alla zona della Mercede e il centro storico. Questi erano probabilmente degli agricoltori nisseni che avevano dei terreni in zona. Questo grumo di case si formò intorno a una fonte d'acqua. Infatti un altro atto notarile, questa volta del 1512, quindi ancora più antico, racconta che vi era la presenza di una fonte d'acqua detta Fonte di San Cataldo. Questa fonte probabilmente sgorgava dal Monte Giorgibello.
Questa fonte scendeva a carattere torrendizio dall'attuale via Umberto. Infatti, da alcuni studi geologici si è potuto affermare che il sottostrato della via Umberto è di tipo umido, quindi vi era la presenza di una vena idrica. E se si va in via Umberto si ci accorge che il manto stradale è a forma ovale, quindi il sottosuolo era abbastanza morbido. Questa era la fonte di San Cataldo, che scendeva qui in contrada a Chianguto e si andava a gettare nel torrente Niscima, che si trova oltre contrada Bigini. Quindi già nel 1500 ci furono i primi abitanti della nostra città. Ecco, il villaggio di contrada San Cataldo si trovava proprio dove siamo noi in questo momento. Qua siamo sulla via Cavour. Questo gruppo di case si adagiava qua, in questo collinare che va dalla zona di San Nicola a Chiancuto fino al centro storico, fino alla zona di San Giuseppe, fino alla zona del Monte Giorgibello. Ebbene, questa contrada fu intitolata proprio a San Cataldo, in onore della devozione che c'era in queste zone per questo santo, rifacendosi proprio alla leggenda del passaggio di San Cataldo qua nelle nostre terre. Questo piccolo gruppetto di case risaliva per questo promontorio, qua siamo sempre sulla via Cavour. Ebbene, in cima a uno sperone roccioso che dominava la valle si trovava il castello di San Cataldo, o più che altro un maniero castello creato in epoca aragonese come punto di guardia e punto di controllo. Ed eccolo là, questi sono i pochi resti di quello che era il castrum di contrada San Cataldo. Sorgeva in un promontorio roccioso dove vi era la presenza di alcune necropoli prima preistoriche e poi sicane. Da alcune carte d'archivio di inizio 500 questa struttura veniva chiamata Castello Vecchio, quindi veniva chiamato vecchio già all'inizio del 1500, quindi chissà a quando risale. Probabilmente era una struttura creata all'inizio del 400. All'altra noi ci sono i ruderi di quel poco che resta del Castello Vecchio. Una cosa si nota venendo qua, la posizione, la visuale. Infatti questa struttura fu creata per poter controllare meglio le vie di comunicazione. Qui si incrociavano le due arterie principali che contraddistinsero il 400 e il 500 nella nostra zona, che erano le due strade che da Caltanissetta portavano a Mussomeli e ad Agrigento. Ebbene, qui si incrociavano, da qui si poteva avere un'ampia visuale e poter controllare meglio il territorio. Del castrum oggi resta solo questo, resta solo un rudere che vediamo qua alle nostre spalle. Siamo riusciti a rinvenire una foto ottocentesca e abbiamo cercato di fare anche una ricostruzione della struttura. Anche sotto i Salomone questa terra subì vari passaggi di proprietà. Prima Marullo Salomone, che era ereditò dei Siniscalco. Da Marullo si passò a Rosario Salomone, che donò queste terre alla figlia Violanda de Gen. Ma nel 1549 Violanda sposò in seconde nozze l'Angillotto Niccolò Galletti, un imprenditore palermitano di origine pisana. Abbiamo scelto proprio il Calvario della città di San Cataldo per raccontare questa piccola pillola di storia, perché con l'arrivo di questa intraprendente famiglia finì il Calvario di questa terra, che fu sballottata tra varie proprietà mai sfruttata, mai popolata. Con i Galletti si aprì una nuova fase storica per il nostro territorio che porterà alla fondazione della città. L'Angillotto Niccolò apparteneva a questa affermata famiglia di affaristi, i Galletti. Queste famiglie cercavano di acquisire i feudi o tramite il denaro o tramite dei matrimoni strategici. Ebbene, l'Angillotto Niccolò sposò in terze nozze Violanda Salomone de Gen e per questo prese in dote questi territori, che furono ribattezzati Baronia di Fiume Salato. E l'Angillotto Niccolò ne divenne il barone. Come nuovo barone di Fiume Salato, Niccolò l'Angillotto prese anche possesso del castrum, anche se non vi abitò mai, e fece costruire la prima chiesetta del nostro territorio, la chiesetta dedicata a San Nicola Tolentino, a cui lui era devoto, che si trova nell'attuale via San Nicola. Infatti questa via prende il nome proprio dalla presenza di questa antichissima chiesa, di cui però non è restato nulla.
si è trovato un cimitero sotterraneo dopo dei lavori negli anni 60 per la costruzione di nuovi palazzi, a dimostrazione della pratica cinquecentesca delle sepolture intorno alle chiese. Alla fine del 1500 i tempi erano già maturi, avevamo un gruppo di case, un piccolo villaggio, vi era un castrum su cui poi si sarebbe potuto creare una città e l'Angillotto e Violanda Galletti cominciarono lo sfruttamento delle terre e nominarono un procuratore, certo Lorenzo De Grandi, un imprenditore palermitano di origine pisana, che avrebbe avuto il compito di gestire la baronia e cominciare la distribuzione in affitto di vari appezzamenti di terreno. E qui cominciarono a venire piccole colonie agricole da Cefalù, da Palermo, da Enna, anche da Caltanissetta, e si cominciavano a creare i primi agglomerati rurali. L'arrivo dei Galletti nelle nostre terre rappresenta la fine di questo nostro racconto, che è una piccola parte però della storia della città di San Cataldo. Da lì a breve si sarebbe creata una città, grazie al nipote di Angillotto Niccolò, Niccolò Galletti, il nostro padre fondatore. Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo successivamente, perché la storia bisogna raccontarla, la storia non si cancella.